Genti e paesi del comprensorio lametino. È il titolo del nuovo libro del professore Vincenzo Villella in libreria da poche settimane. Si tratta di un esemplare saggio di studio del paesaggio dell'area lametina, sia nel suo aspetto naturale che come produzione dell'uomo, cioè l'ambiente geografico e l'impronta umana. Un palinsesto anche fotografico, composto da ben 750 foto, che contiene tutti i tipi di testimonianze storiche possibili, compresi i grandi mutamenti ambientali, culturali, sociali ed economici del territorio. Il libro, che sta riscuotendo tantissimo successo, è suddiviso in tre parti. Nella prima viene descritta la realtà della montagna con il suo denudamento, il disboscamento, il dissesto idrogeologico, le cause e gli effetti dello spopolamento e degli abbandoni rurali, il programma governativo e l'opera di risanamento. Nella seconda parte, invece, viene documentata la ricostruzione del paesaggio dei singoli paesi attraverso i segni urbanistici, le tracce del passato e le testimonianze delle trasformazioni storiche. La terza parte riguarda il paesaggio della piana, dalla palude alla realtà odierna. La realizzazione di questo libro è stata resa possibile grazie all'archivio storico-fotografico del Corpo Forestale dello Stato, che ha curato negli anni 50 e 60 del secolo scorso la sistemazione idraulico-forestale del comprensorio lametino. La ricostruzione tra storia e memoria di un'epopea che ha trasformato il territorio della parte centrale della Calabria. I segni del passato intrecciati con quelli dell'attualità, una straordinaria ricchezza di informazioni e di valori simbolici, estetici e memoriali depositati nella configurazione dei luoghi. Un excursus fotografico di grande rilevanza storica e culturale che permette di immergersi nel passato e nell'anima dei luoghi abbandonati, con una particolare attenzione rivolta anche ai siti archeologici che rappresentano la memoria storica della nostra città e del suo comprensorio, le rovine del castello Normanno Svevo, le abbazie di Santa Eufemia e di Corazzo. Nella parte finale del libro si possono scoprire le immagini delle croci e delle icone del Reventino. Scopriamo adesso, insieme al professor Vincenzo Villella, autore del libro, qual era la loro funzione. Per quanto riguarda la zona della Querciola, dove lei è andata a fare delle riprese in occasione della festa della Madonna, ci sono decine di icone, quasi ogni famiglia che Alla sua abitava sulla icona. montagna aveva la sua icona con un affresco della Madonna. Purtroppo sono abbandonate e questo è un male perché quando ci sono state le apparizioni della Madonna nel 1578, poi nel 700 il Papa ha concesso delle indulgenze, come quelle che si acquisivano andando a visitare a Roma la tomba di San Pietro, non solo a chi andava a visitare la chiesa di Conflenti, il santuario della Madonna della Quercia, ma soprattutto chi andava a visitare le icone che indicavano il luogo dove era apparso la Madonna. Quindi queste icone, secondo me, il messaggio l'ho lanciato, ma ancora non è stato Andrebbero recepito, valorizzate. valorizzate, restaurate e inserite in un circuito di pellegrinaggio che non comprenda solo il santuario o la Querciola, ma che comprenda come tappe anche diciamo, queste icone votive. Forse questa mancata attenzione, deriva anche da una scarsa conoscenza da questo Sì, punto di scarsa vista. Magari il libro conoscenza può essere anche un modo è per questo, per diciamo che una stimolare. funzione del libro dal punto di vista religioso è proprio questo, ma la causa soprattutto è dovuta al fatto che quelle icone o edicole che si trovano nelle case di questi piccoli nuclei abitativi sono spopolate, quindi la montagna ormai è abbandonata e quindi anche le icone sono state abbandonate.
Professore, nel sottotitolo del libro Genti e Paesi del Comprensorio Lametino, ricordiamo, si legge che si tratta di una ricerca tra memoria e storia. Dunque, per uno storico mi domando qual è la differenza tra memoria e storia e quale dovrebbe esserla anche per un lettore, ecco, comune, che Sì, non si occupa lei ha di storia. detto molto bene, memoria e storia. Quindi questo libro è ricostruito tra storia e memoria, è una biografia del territorio, diciamo una biografia del territorio, è una memoria storica del territorio. Quindi ci sono gli aspetti più propriamente storici, quindi i resti, i monumenti, le rovine di cui abbiamo parlato, che sono sedimentazione del passato, ma ci sono anche, come dicevo prima, i segni delle tradizioni. Questi sono tutti fondamenti che ci fanno capire qual è l'identità di quel luogo, quello che abbiamo chiamato il genius logi. I greci lo chiamavano daimon, il demone della. Dunque, memoria storica, memoria e storia insite nei luoghi, quindi una reminiscenza delle memorie insieme ai lasciti della storia. Ma memoria e storia non sono sinonimi, sono contrapposti. Tutto, diciamo, oppone la memoria alla storia, perché la memoria è sempre in evoluzione, è soggetta a tutti i mutamenti, a tutte le E manipolazioni, potrebbe non non corrispondere poi con corrispondere la alla realtà storia storica. effettiva. La storia, invece, siccome anche la storia è problematica ed è incompleta, è invece è una ricerca di ciò che non c'è più e richiede molta analisi e richiede molto spirito critico. Posso dire con una frase che ho riportato nel mio libro, carica di sentimenti e di magia, la memoria si nutre di ricordi sfumati. La storia invece, in quanto operazione intellettuale e laicizzante, richiede analisi e discorso critico. Quindi la memoria colloca il ricordo nell'ambito del sacro, diciamo. Ecco, quindi che ritorna sempre questo tema della sacralità del paesaggio. Quindi la memoria colloca il ricordo nell'ambito del sacro, mentre invece la storia lo stana e lo rende prosaico, cioè lo rende laico, diciamo. Qual è il messaggio dunque che a conclusione di lettura questo libro lascia? E qual è il messaggio che invece lei, professore, scrivendolo, ha voluto lasciare? Allora, questo libro, lei l'ha già detto all'inizio, molto bene ripetuto, è rivolto alle comunità del nostro territorio, spingendole a interessarsi non solo della conoscenza di quello che c'è scritto nel libro, di questo enorme patrimonio, ma soprattutto della conservazione di questo patrimonio, di amare la propria identità. Quindi l'arte, la bellezza, i paesaggi sono beni comuni, e quindi vanno salvaguardate e condivise dalla proprietà e su di essi costruire il futuro, perché il futuro ci sta alle spalle. Quante volte l'abbiamo ripetuto nel Nel corso delle corso delle nostre trasmissioni. puntate. Addirittura io nel libro, sotto una didascalia, ho voluto mettere che non c'è niente di più moderno della eredità antica dei nostri paesi. Quindi non c'è niente di più moderno della eredità antica dei nostri paesi. Per noi il moderno non è rincorrere l'avveniristico che non ci riguarda. Per noi la ricchezza del nostro territorio è il nostro patrimonio, la nostra identità, i nostri beni culturali, i nostri beni storici. E quindi anche ai politici è rivolto questo libro, perché ci deve essere un'educazione, ci deve essere proprio un'educazione anche a livello, partendo dalla scuola, al patrimonio culturale. E per quanto riguarda i politici, lo devono considerare questo impegno la pietra miliare. L'ho scritto come messaggio finale e me l'aveva detto Luciano Berti quando sono andato a trovarlo. Mi ha scritto proprio: deve essere la pietra miliare di qualsiasi politica che intenda preservare la storia e la civiltà della comunità che loro amministrano, che questi amministratori amministrano. Lei inoltre poco fa ha affermato che questo libro è anche rivolto ai giovani. Perché è importante per un giovane lamettino e non solo leggere questo libro? Allora, rivolto soprattutto ai giovani affinché non si rendano soltanto spettatori e consumatori del territorio,
ma se ne rendano soprattutto protettori. Quindi il libro vuole essere, lo ripeto, sia per gli amministratori, ma soprattutto per i giovani, vuole essere una guida a leggere, ascoltare e amare il paesaggio inteso come territorio, conoscere e apprezzare gli splendidi scenari di cui il nostro territorio è ricco, conoscere per amarlo poi, per amarlo, e amarlo per prendersene cura. Io dico che ogni comunità ha una sorta di specchio di se stesso nel paesaggio che si è creato. Quindi se il paesaggio è deturpato, è abbandonato, è ridotto a macerie o a rovine, vuol dire che quella comunità all'interno del proprio animo ha la rovina, la macerie. E quindi la conoscenza dell'ambiente per i giovani deve essere, come dire, lo stimolo per impadronirsi pienamente delle proprie radici, della propria cultura, di quello che abbiamo chiamato il genius logis, il genius loci. E a questo proposito è stata coniata, diciamo, dagli ecologisti più avanzati, che sono per lo più filosofi, la parola ecosofia. Alla parola ecologia, che ci richiama sempre spazzatura, rifiuti urbani, hanno sostituito la parola ecosofia, che è un nuovo modo di interpretare il rapporto con la natura, cioè una nuova etica per la spiritualità della terra. Che si ricollega un po' al discorso dell'anima dei luoghi. Abbiamo ripreso prima. È un filosofo indiano, di origini indiane, che si chiama Raimond Panikkar, ha scritto che ci deve essere una sorta di visione non solo antropologica, cioè non la natura vista solo dalla parte dell'uomo, ma lui parla di cosmoteandrica, cioè il nostro rapporto nei confronti del paesaggio deve avere a che fare con tre cose: cosmo, teo che significa Dio, e andros che significa uomo. Quindi non possiamo comprendere il paesaggio soltanto osservandolo così fisicamente, ma lo dobbiamo osservare anche dal punto di vista metafisico. Il libro, professore, si conclude con delle suggestive immagini del Monte Reventino, che lei tra l'altro definisce in qualche modo magico e sublime. E tra l'altro, a conclusione di questo libro è presente anche una poesia del professore Vincenzo Villella che mi è piaciuta molto e quindi vorrei leggere e condividere con i nostri telespettatori. Il titolo della poesia è Salire sul Monte. Salire sul monte, sopra le cose e le avventure della storia. Guardare dall'alto lo scorrere delle vicende umane, situazioni di logoramento e morte della condizione mondana. Superare lo scandalo dell'esistenza, entrare in comunicazione col vero. Salire sul monte a pregare rende la vita un atto di fede. Professore, questa poesia racchiude in qualche modo quello che è l'anima del bosco, possiamo affermare così? L'anima del bosco è salire sul monte, significa andare alla ricerca dell'altrove. Tutti noi aspiriamo all'altrove. La vita non si può esaurire sulla terra, di sicuro c'è un al di là, non sappiamo questo Dio se è il Dio dei cristiani, il Dio dei musulmani, ma certamente c'è questa divinità superiore che, come dicevo prima, infonde anche la natura che ci circonda. Quindi dobbiamo essere noi in sintonia con l'anima mundi, con l'anima del mondo. Tra l'altro il monte, possiamo anche affermare il Reventino stesso, per la sua altezza in qualche modo permette anche un legame, un avvicinamento col cielo, quindi anche con quello che è un aspetto più spirituale. Ed è molto significativa la cappella che è stata eretta proprio sulla cima, che è quasi, come io l'ho definito, la cuspide di una cattedrale. Quindi immaginiamo la cattedrale Notre Dame, quella cona che i forestali hanno voluto erigere in onore del loro protettore San Giovanni Gualberto Visdomini, è il legame della montagna, che è la cattedrale, col cielo, della terra col cielo. Ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato delle Madonne Arboree, abbiamo detto che vengono definite arboree perché come l'albero con le radici entra nella terra e con i rami
sale verso il cielo, la Madonna arborea ha questa funzione di unire il divino all'umano, la terra al cielo, il finito all'infinito, il fisico al metafisico. Bene, professore, la nostra puntata è a conclusione, ma prima di salutare i nostri telespettatori ci terrei a dare alcune informazioni. Il libro Genti e Paesi del Comprensorio Lametino verrà ufficialmente presentato il prossimo 4 gennaio alle ore 10 presso il chiostro di San Domenico di Lamezia Terme e sarà presentato da Francesco Bevilacqua, che tra l'altro ne ha curato la prefazione. L'evento è stato organizzato dal Comitato 4 Gennaio e dal Festival delle Erranze e della Filoxenia. Saranno presenti tra l'altro anche gli amministratori di tutti i comuni e dei paesi del comprensorio citati anche nel libro. Nel corso della manifestazione inoltre sarà premiato il vincitore del concorso Itinerari Turistico-Culturali attraverso i comuni del Lametino e sarà anche conferito il riconoscimento di personaggio lametino dell'anno al professore Francesco Caglioli. Dunque invitiamo tutti i nostri telespettatori a presenziare durante la presentazione di questo libro. Inoltre, durante la manifestazione, per chi fosse interessato, sarà anche possibile acquistare il libro. Dunque, professore, io la ringrazio, le faccio nuovamente i complimenti per questa opera, per questo saggio che tra l'altro rappresenta un importante contributo e anche ringraziamento al territorio lametino. Sì. Grazie, ci rivediamo alla prossima puntata di Storicamente. Arrivederci.
Thank you.